Il pareggio del Partenio Lombardi ha restituito alcune certezze al Pescara. Intanto, dopo molto tempo, si è rivista una squadra con spirito, che ha messo sul campo voglia di lottare e intensità. Qualità che nella gestione di Zeman, anche in concomitanza di vittorie, erano mancate. Sono questi i segnali più positivi in vista della parte finale di stagione e di un segmento di campionato molto impegnativo. Altro aspetto da non sottovalutare è la produzione offensiva, tornata ad essere più che accettabile, con due gol segnati e altre occasioni create e non concretizzate. Nel 3-5-2 varato da Epifani, Mancuso ha tratto giovamento, lui che ha una carriera trascorsa da attaccante da 4-3-3. Ad aiutarlo anche il lavoro sporco svolto da Pettinari, che se dai primi di dicembre non trova la via del gol, d'altro canto si è reso utile, aprendo spazi al compagno di reparto. Resta il fatto che il Pescara non ha vinto ed anzi ha rischiato la beffa nel finale. Pagate alcune piccole disattenzioni, il gomito alto di Perrotta sul rigore dell'1-1, il rinvio di Balzano sui piedi di Di Tacchio sul 2-2, ma più in generale il nuovo assetto va assimilato. La difesa a 3 dovrebbe dare maggiori certezze nella fase difensiva, ma c'è da affinarla e i miglioramenti potranno vedersi se e quando Epifani recupererà Ugo Campagnaro e Cesare Bovo, che conoscono a menadito i meccanismi della difesa a 3. Se per l'argentino ci sarà ancora da attendere, Bovo invece si allena da giorni in gruppo ed Epifani lo getterà presto nella mischia, se non domenica con l'Empoli, magari da giovedì prossimo per la trasferta di Brescia. L'ex Torino è la guida ideale del reparto, con attitudini da regista arretrato, vista la facilità di calcio. Per la gara coi toscani mancheranno i nazionali Capone e Balzania. Pesantissima l'assenza del centrocampista, straripante la sua prestazione in terra irpina, con l'unico neo della mancata palla gol del potenziale 0-2. Probabile sostituto sarà Macin, a meno che Epifani non adatti a mezzala uno tra Carraro e Baez. Di contro però ci sarà la capolista Empoli, che ha numeri da capogiro, non perde dal 12 novembre e la serie utile di 16 gare consecutive, iniziata già con l'ex tecnico Vincenzo Vivarini, cui appartengono le prime 5 di questa serie, poi proseguita da Aurelio Andreazzoli. Nel girone di ritorno i toscani hanno collezionato 23 dei potenziali 27 punti, hanno il miglior attacco con 65 gol, 38 dei quali appartengono alla coppia d'oro Caputo, 21, Donnarumma, 17, primo e secondo nella classifica dei bomber. Insomma, battere la capolista sarà una mezza impresa, cui il Pescara può ambire con la rinnovata autostima ritrovata da Mellino. Per cementare il gruppo, il tecnico Epifani ieri sera ha portato a cena tutta la squadra al ristorante La Vecchia Silvi di Silvi Paese. Oggi doppia seduta, domani e dopodomani sedute singole, sabato la rifinitura.